Un esposto è un atto con il quale noi consiglieri portiamo a conoscenza dei giudici contabili, quindi della Corte dei Conti, una serie di incongruenze e a nostro avviso illegittimità che affliggono il documento di bilancio. Ciao a tutti, siamo qui dinanzi alla Corte dei Conti per presentare un esposto sulla delibera di bilancio fatta da Marino da luglio 2014 e per le anomalie che dal nostro punto di vista ci sono su questo atto, a cominciare dal fatto che vi sono proroghe di appalti legati all'indagine mafia capitale su cui la stessa giunta ha preso impegno a farle gare. Fatto sta che nel previsionale precedente la durata di questi appalti era fino al 31 agosto, invece vengono prorogati per 15 milioni di euro fino al 31 dicembre. Una delle irregolarità più gravi che abbiamo rilevato riguarda la somma di 15 milioni di euro che vengono stanziati per l'emergenza abitativa, i campi Rom e l'accoglienza per gli immigrati. Di fatto sono tutti servizi che vengono affidati in proroga, in perfetta continuità con Mafia Capitale. Uno degli aspetti più rilevanti che abbiamo appunto evidenziato in questo esposto all'assestamento di bilancio 2015 di Ignazio Marino è la finta ripatrimonializzazione dell'azienda di trasporto pubblico ATAC. Infatti, a parte come si fa a ripatrimonializzare un'azienda che ancora non ha chiuso il bilancio 2014, ma soprattutto non sono stati rispettati gli adempimenti del codice civile che obbligavano a valutare, a stimare i treni che sono stati conferiti nel patrimonio di ATAC, quindi una incongruenza molto grave che non fa altro che creare i presupposti per il prossimo buco dell'azienda di trasporto pubblico. Continuiamo a prorogare dei contratti per oltre 10 milioni di euro in alcuni casi, per esempio servizi per l'emergenza abitativa come residence, quindi numeri molto molto elevati a beneficio di chi? Di cooperative che di certo non si sono comportate secondo quanto previsto la legge negli ultimi anni. Questi motivi, noi questa delibera la prendiamo con tutti gli allegati e la sottoponiamo all'attenzione dei magistrati della Corte dei Conti. Poi saranno loro a valutare se questo atto della Giunta Marino, su cui avevamo avvisato questa volta Marino prima dell'approvazione, è conforme, coerente, legittimo o meno. Abbiamo depositato l'atto, ora dovremo attendere qualche mese, dopodiché sarà nostra cura informarvi sugli sviluppi.